Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, come mi vedete sono già pronta qua, quindi avrete già capito che si tratta di un mukbang questo video. So che sono i vostri video preferiti e visto che è davvero da tanto che manco sui social, soprattutto da YouTube, volevo farvi un mukbang così mentre mangio posso anche chiacchierare con voi. Oggi avevo voglia di pizza, non insultatemi per la tipologia di pizza che ho preso, ma ho preso la Cocò, ragazzi, che mi rendo conto che al sud probabilmente non esiste, ma qui al nord sì e io la adoro. È una margherita praticamente con prosciutto cotto e uovo. Guardate che splendore, ragazzi. E oltre alla pizza, come potete vedere, ho preparato anche lo spritz perché voglio fare una specie di apericena con voi, ok? Quindi volevo farlo anche tipicamente all'italiana, con pizza e spritz. Cin cin, ragazzi, iniziamo subito con lo spritz perché so che i mukbang, in cui sono anche un po' ubriachella, sono quelli che preferite ancora di più rispetto ai normali mukbang. Cerco comunque, non so se riuscite a vedere quello che sto facendo, cerco comunque di spiaccicare un po' l'uovo ovunque. Io lo so che tutti i napoletani mi insulteranno per questo tipo di pizza perché lo fate sempre su Instagram, ma forse ho voluto triggerarvi apposta, o forse no, forse semplicemente è la mia pizza preferita. Comunque, allora ragazzi, non so veramente da dove iniziare perché sono successe molte cose in questo periodo, ma c'è una cosa in particolare che mi ha praticamente è un po' triste da dire, ma mi ha un po' tolto la motivazione e la voglia di stare sui social. Ed è una cosa di cui io non vi ho mai parlato, ma sono quattro anni e mezzo ormai che va avanti. Io non so come chiamarla questa persona, se chiamarla stalker, se chiamarla hater, ma vi spiegherò a grandi linee, anche se non posso entrare troppo nei particolari perché in tutta questa faccenda ho coinvolto l'avvocato, la polizia è coinvolta, ho coinvolto anche un investigatore privato perché è una situazione veramente delicata e quindi appunto vi parlerò a grandi linee, ma non andrò, non entrerò troppo nei dettagli. Perché mi è stato consigliato di non farlo. Intanto diamo il primo morso perché ho veramente fame. Yummy. Non potete capire. Non potete capire. Dopo 3 anni e mezzo in Olanda posso ordinare la mia pizza preferita, perché questa l'Amsterdam non la facevano. Allora, questa cosa è iniziata nel 2020 ed erano, sembravano, messaggi, commenti dell'ennesimo hater, ok? Quindi voi lo sapete, ne vedo costantemente di commenti, messaggi del genere, quindi non ci ho fatto particolarmente caso inizialmente, fino a quando abbiamo capito che questa persona o mi conosce di persona o mi stalkera in qualche modo per avere informazioni che su internet io non ho mai divulgato, oppure è una persona che o mi conosce o conosce qualcuno che mi conosce, perché è a conoscenza di dove abito e a conoscenza di tante cose che io non ho mai menzionato su YouTube. Quindi potete capire che questa cosa mi spaventa, mi ha spaventato da subito abbastanza, perché per la prima volta era una cosa che usciva dal mondo dei social ed entrava nella mia vita privata, e io lo so che la mia vita privata e i social molto spesso cozzano, naturalmente, perché io sui social parlo della mia vita privata, ma ci sono pur sempre state cose che io non ho menzionato, ok? Anche se parlo tantissimo della mia vita privata, ci sono appunto cose che non ho menzionato che questa persona conosce. Io naturalmente non posso farvi vedere o leggervi questi commenti e messaggi perché sarebbe un continuo beep e YouTube mi bannerebbe probabilmente il canale a vita, ma sono parole che, come faccio a spiegarvelo, è chiaro che arrivino da una persona che non sta bene, che non sta bene. È una persona che scrive cose molto grafiche ed è passata agli insulti, alle molestie, alle minacce, e appunto adesso siamo in 4 anni, siamo adesso arrivati alle minacce. Poi c'è un altro discorso, di questo vi avevo accennato invece, mi ricordo, ma una volta tornata in Italia purtroppo è ricominciata la cosa
del campanello che suona durante la notte. L'ultima volta è successo all'1:35 di notte, di mattina, quindi mi sono spaventata tantissimo. Ho dovuto far installare un pulsante, insomma specifico, un citofono diverso in modo che io possa andare a spegnerlo la notte, perché altrimenti appunto mi spavento tantissimo. Non sappiamo se le due cose sono correlate o meno. Potrebbe darsi, ma non ne siamo sicuri. Questa persona mi ha tartassata in modo molto pesante dal 2020 al 2023 ed ha smesso forse fine 2022, ed è completamente sparita per poco più di un anno. Quindi noi eravamo tutti convinti che appunto fosse finita lì, che fosse stata una persona che per un qualche motivo è andata avanti anni, ma che poi comunque appunto ha smesso. Purtroppo è successo inizio marzo, è successo che questa persona è tornata e i messaggi che ha iniziato a lasciare sono ancora più preoccupanti di quelli degli ultimi che io avevo trovato oltre un anno fa. Sono passata ad avere effettivamente paura, perché io non so chi sia questa persona, ma questa persona sa chi sono io, e quindi devo dirvi la verità, anche quando sono fuori, magari quando sono con altre persone in realtà no, ma quando sono da sola ho un po' quest'ansia che dico: cavolo, io non so se dovessi incontrare questa persona, lei o lui mi riconosce, io non so chi è, quindi come faccio a difendermi? Cioè, è come se l'odio dai social fosse passato effettivamente nella mia vita. E questa cosa, ragazzi, non lo so, ha fatto sì che io non volessi proprio starci più sui social, perché con tutto il bene che voglio ai miei follower, e quanto è bello incontrarvi per la strada, adesso che sono tornata in Italia è bellissimo che mi fermate, ci abbracciamo, se ne va della mia veramente salute mentale e la mia sicurezza, mi sono chiesta tante volte in questi mesi se ne vale la pena. E tornando sui social, non appena aprivo Instagram, non appena aprivo YouTube, vedevo offese X di gente a caso, le cose normali che succedono, non vi sto parlando di questa persona, ma in questi mesi, tornando sui social, vi devo dire, ogni volta che aprivo Instagram o YouTube, con molta riluttanza, perché ero in questa fase del, appunto, cosa devo fare per proteggermi, e ogni volta che aprivo i social, vedevo critiche o insulti o insinuazioni che sono ancora peggio, perché sono le persone che ti dicono: ma io non sto dicendo parolacce, io non sto insultando, però sono insinuazioni, che è ancora più brutto, che insinuano la mia mala fede in qualche modo, anche perché non pubblicavo per un po'. E vi dico la verità, appena andavo cellulare, aprivo Instagram, mi passava proprio la voglia, lo chiudevo, perché dico: non è possibile che io debba subire tutto ciò, ma chi me la fa fare? E vi parlo onestamente, da persona che fa video dal 2009, i social, io ho visto il cambiamento dei social media appunto da 15 anni a questa parte, e se inizialmente c'era una bella community, ogni tanto arrivava il pazzo di turno, è un po' come se adesso fosse l'esatto contrario, le persone normali non scrivessero neanche più di tanti commenti pubblici, perché non vogliono essere attaccate da questi pazzi, ed è come un po' se la situazione si fosse ribaltata, cioè adesso la maggior parte di quello che vedo io sono veramente insulti e cose negative, proprio in generale, vi sto parlando dei social, e quando c'è un po' di positività, un po' di bontà, eccetera, mi meraviglio, perché appunto questi sono, per me, i social sono diventati estremamente toxic, probabilmente dal Covid in poi, per mia esperienza naturalmente, poi ognuno può avere un'esperienza diversa ed è giusto che sia così, per me è stato così. Per il momento ho pensato di risolvere affidando la moderazione di tutti i commenti su tutti i social ad una terza persona, e io quindi vado a leggere i commenti solo una volta che sono stati filtrati, perché è come un po'
se fosse stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma io dopo 3 anni, diciamo, di stalker, hater, eccetera, che mi perseguita, io non ho più la tolleranza per critiche, insulti, eccetera, perché io, cioè, adesso ne parlo veramente a voi come se stessi parlando con un'amica, ok? Ma io non ho scelto di fare medicina e poi di fare psichiatria, io non ho scelto di fare la psicoterapeuta, quindi perché nella mia vita devo avere a che fare con persone così disturbate che mi trattano come un pungiball nonostante non mi conoscano? Chiuso comunque questo argomento, che non è proprio concluso, ma appunto magari vi darò degli aggiornamenti, ma almeno voglio farvi sapere un po' come è stato il mio mood negli ultimi mesi. Poi arriviamo ad un'altra domanda che mi fate costantemente, e ci sta, lo so. Perché avete notato che non ho più le foto con Michael sul mio Instagram, avete notato che già nell'ultimo periodo non ne parlavo più, non lo menzionavo più nelle storie, eccetera, eccetera, quindi mi avete chiesto se ci siamo lasciati, ed effettivamente sì, ci siamo lasciati a fine gennaio, quindi sono passati ormai più di 4 mesi. E vi dico la verità, io sto facendo un grande passo contro la mia paura in questo momento nel dirvi che ci siamo lasciati, perché io avevo molta paura a dire pubblicamente che vivo da sola, per i motivi che vi ho appena elencato poco fa. Rispetto a lui in realtà non ci sono neanche tante cose da dire, se non che ci siamo resi conto un po' tutti e due che per certi versi non eravamo compatibili. Io penso che quando si va a convivere, perché noi abbiamo fatto un grosso, una grossa parte della nostra relazione, 9 mesi sono stati a distanza, quindi poi in realtà inizi a conoscerti meglio quando vai a convivere, e si fa proprio per questo la convivenza, per conoscersi, per capire com'è l'altra persona nel quotidiano, nel lungo termine. E noi non l'abbiamo superata questa prova, nel senso che ci siamo resi conto un po' entrambi che c'erano tantissime cose, ma anche nei nostri long term goals di vita proprio, che andavano a cozzare tantissimo. E quindi secondo me è meglio in questi casi, per esperienza mia di vita, lo sapete, ve ne ho parlato tanto, non trascinare relazioni che sappiamo che non andranno da nessuna parte prima di iniziare ad odiarsi, secondo me. E quindi è anche molto bello, perché noi ci siamo lasciati in modo super amichevole, abbracciandoci, e non ci sono veramente brutti feeling di nessun modo, e anzi io gli auguro tutto il bene di questo mondo. E forse anche per questo non mi sono mai sentita di presentarvelo ufficialmente. E nel raccontarvi la fine della mia relazione, ok, spero veramente tantissimo di riuscire a dare forza a tutte quelle che mi scrivono, che per un motivo o per l'altro sanno che la persona con cui stanno non è la persona per loro, ma ci rimangono. Non che io non sappia quanto sia difficile, perché lo so perfettamente, ma spero di riuscire a darvi un po' di forza, perché ragazze, cioè, voi mi scrivete, io ho 30 anni, un bambino, dove vado, anche se lui si comporta male, ma no ragazze, no, hai solo 30 anni, cioè voi, io veramente, mi scrivete, ma veramente in tantissime, questa è una costante di messaggi sempre privati che mi arrivano, e siete delle fighe stratosferiche, ok? E mi dite, no Nicole, ho 37 anni, dove vado, ho un bambino. Ragazze, se non è la persona giusta per voi, pure che ne avete 50, 60, 70 di anni, ok? Ma perché volete spendere anche solo un giorno della vostra vita, che è una, ok, accanto a una persona che non vi dà quello che volete? Perché non necessariamente le storie devono essere narcisistiche, tossiche, ok? Normalizziamo lasciarci, cioè normalizziamo il lasciarsi, anche se non ci sono cose estremamente tossiche, ma ci rendiamo semplicemente conto che non è la persona per noi, che non ci rende felici, che non so darci quello che vogliamo, perché non c'è nulla di male a non accontentarsi. Il problema delle generazioni prima di noi, se non parliamo di ancora quando il divorzio manco esisteva, quindi non si poteva neanche uscire, ok, da una relazione che non ci rendeva felici, abbiamo combattuto tanto come donne, ok, per avere il diritto al divorzio, ok, per dire, ragazze, non è mai troppo tardi per uscire da una relazione, perché veramente
scrivete, mi scrivete come se aveste paura di stare da sole. Non, forse non è proprio paura di stare da sole, è un po' il fatto che la società ci ha inculcato questa cosa, che l'uomo da solo è scapolo, quindi va benissimo, è desiderabile, no? La donna sola invece no, la donna sola è una sfigata che è da sola mai per scelta, quando in realtà sono le donne che sono da sole per scelta e non il contrario, per mia esperienza di solito. Ma ricordatevi che è sempre meglio stare da sole, magari volete metterla così, in attesa della persona giusta, perché se voi state con la persona sbagliata, vi precludete la possibilità di incontrare la persona giusta, se ci credete, ok? Personalmente non so neanche se ci credo più che esiste la persona giusta, continuerò a cercarla perché sono romantica, ma appunto è meglio stare da sole, che non significa stare da sole con la famiglia, con gli amici, ok? Ma non perdere tempo con una persona che è sbagliata, perché non sarete mai felici. E non so voi, ma per quanto mi riguarda, la ricerca della mia vita e della serenità, non voglio dire felicità, perché poi è un po' tossico il fatto, no, devi essere felice, ma serenità, qualcuno che non ti rovini le giornate. Ragazze, fidatevi di me, è molto meglio essere da sole, perché a me mi si spezza il cuore quando leggo i vostri messaggi che mi mandate privatamente, mi si spezza veramente il cuore, e vorrei venire lì a portarvi via io da quelle situazioni. E a volte sono forse anche un po' troppo dura quando vi rispondo, vi dico dove devi mollarlo, mollalo, vattene, cioè perché proprio vi voglio bene e mi dispiace, ecco, quindi spero che vedere me, ok, forte, da sola, riesca a darvi un pochino di spinta anche a voi. Come al solito io non riesco mai a finire la pizza, lascio sempre un trancio per il giorno dopo, sono strapiena. Devo parlarvi di un miliardo di altre cose in questo video, ma sto già filmando da oltre un'ora, quindi presumo che questo video sarà lunghissimo. Volevo menzionarvi, insomma, dei posti che ho visitato, ma magari lo faremo in un altro video. Insomma, appunto, sono stata in Egitto. Sapete che era per me il sogno di una vita vedere le piramidi, vedere la Sfinge, essere in Egitto. È stato meraviglioso, è stata una cosa che vi... cioè, io non ve lo so spiegare, l'emozione di quando ho visto le piramidi è stata una cosa che non dimenticherò mai. La prima volta che le ho viste dalla macchina da lontano, che poi sono gigantesche, sembrano piccole, ma sono enormi, sono molto distanti l'una dall'altra, ma sembrano vicine perché sono talmente grandi. È stato veramente bellissimo ed è stato il primo viaggio, io penso in 15 anni, in cui non ho filmato video, quindi è stata proprio una vacanza che mi sono fatta per me, ok? Io mi mollo, parto subito per un viaggio, ok? Però era una vacanza che volevo fare per me e quindi non ho filmato, è stata proprio una mini vacanza in cui, insomma, vi ho fatto le foto, vi ho fatto le storie, trovate tutto su Instagram, però appunto è stata la prima volta, cioè, perché se ci pensate ragazzi, io anche in luna di miele ho fatto video, cioè io veramente non ho fatto una vacanza senza la videocamera puntata, e in Egitto appunto con il cellulare ovviamente, insomma, ho comunque documentato, ma non ho filmato video, quindi da una parte mi dispiace perché non ho il materiale da caricarvi di questo viaggio bellissimo, ma credetemi che ne avevo bisogno di un viaggio proprio senza filmare, ne avevo veramente veramente bisogno. Anche il nostro spritz è quasi finito, ma prima di salutarvi volevo chiedervi, veramente piccolissima parentesi, c'è stata l'aurora boreale visibile in praticamente tutta Italia un paio di settimane fa. Noi siamo andati a cercarla, ma c'era nuvoloso, quindi non l'ho vista dall'Italia, l'ho vista insomma dalla Lapponia più volte, ma fatemi sapere se l'avete vista dall'Italia e se sì da dove, vi giuro. Oh mio Dio, ho visto delle foto e dei video online che erano pazzeschi, pazzeschi, quindi davvero fatemi sapere se l'avete vista e com'è stata come emozione, perché io quando ho visto l'aurora boreale per la prima volta non me lo dimenticherò mai, è una cosa che non si dimentica, quindi voglio sapere se anche per voi è stata la stessa emozione, la stessa esperienza. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto questo mukbang chiacchiericcio, non mi dimentico comunque che vi devo fare ancora il video del perché mi sono trasferita, sono tornata a vivere in Italia dall'Olanda, vi devo fare l'home tour, ma ancora la casa non è pronta, quindi abbiate pazienza, che vi sono mancate, sappiate che anche voi mi siete mancati tantissimo. Io vi mando un bacio enorme, non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio forte 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 e io vi aspetto al prossimo video. Ciao.